Come ho promesso a più persone, sono qua per proporvi il tutorial per realizzare questo strumento di cui ho uno dei miei ultimi video qua postati su YouTube. Praticamente quella sorta di strumento inusuale che funziona praticamente un po' come una penna serbatoio e che avete già visto con due punte realizzate con degli stuzzicadenti. Allora, i materiali per realizzarla sono praticamente qua, un paio di forbici, un ferro da maglia numero 4, una comunissima penna Bic classica, due stuzzicadenti in bambù, un cutter professionale, quindi un taglierino, insomma, che va bene anche la misura più piccola, e poi questo essenziale sono le pagliette, queste qui per, diciamo, pulire, le pentole in acciaio quando, insomma, sono molto sporche. Ok, quindi ho tutto a disposizione. Come procedo? Tolgo quello che non mi serve subito. Ok, allora si procede così. Allora, la penna Bic la svuoto, quindi tolgo il cappuccetto qua, il cappuccio qua, tolgo il refill interno. Mi interessa avere solo, diciamo, il corpo penna vuoto, no? Quello proprio che è trasparente. Poi cosa faccio? L'altra operazione è questa, è staccare dalla paglietta una parte che sia possibilmente continua, se ci riesco. Cioè una parte, vedete, sono tanti fili che si annodano, per quanto è possibile, occorre tagliare una parte facilmente adattabile alla penna. In questo caso tolgo questa parte da ottenere una specie di filo, vedete? È una specie di filo continuo. Lo inserisco qua, quindi qua c'è la parte finale, inserisco da dove c'era il cappuccetto, questo qui, ok? La parte più grande, diciamo, inserisco all'imboccatura qua questo, e praticamente aiutandomi con il ferro delle calze metto dentro, comincio a mandare dentro la paglietta. La paglietta cosa serve? È praticamente la mia cartuccia, il mio serbatoio, perché tante volte ho già fatto degli esperimenti e prove, è un ottimo sistema per trattenere l'inchiostro. Allora metto la mia paglietta, la faccio scendere giù, vedete che sta già scendendo. Metto giù l'altra, mi aiuto un po' con le dita, poi butto giù con questo, fino a quando non ho buttato dentro tutta la mia paglietta. Ecco, vedete. Poi posso, per aumentare le capacità del mio serbatoio, posso metterne anche molta di più. Adesso, per farvi vedere giusto velocemente come funziona, ne metto proprio un quantitativo minimo. Ecco, a un certo punto io l'ho inserita, vedete, è tutta inserita nel fusto. A questo punto, proprio a mo' di cannone, butto tutto dentro e la porto sulla punta. Vedete? La sposto, lei va avanti e la faccio andare fino a che riesco. Ok, vedete, è arrivata proprio alla punta e nel frattempo si è ben costipata, perché è la mia riserva di inchiostro. A sto punto prendo gli stuzzicadenti in bambù e li devo tagliare. Perché? Perché io li devo inserire qua, ma oltre, cioè riesco a inserirli solo poco perché comunque è acciaio e mi devono pescare dentro, diciamo, il serbatoio, ma mi verrebbe fuori troppo, no? Quindi ho bisogno di avere una punta che mi esca, ma quindi indicativamente devo tagliare i miei stuzzicadenti della metà. Come li taglio? Con una piccola ronchesina qua, quindi li metto così in parallelo, le punte sono praticamente gemellate. Procedo con un taglio. Ecco, vedete, più o meno è la metà della penna, vedete? Cioè degli stuzzicadenti. Trancio. Poi cosa faccio? A sto punto devo fare un'operazione, perché così non mi si va a innestare bene dentro quelle pagliette. Devo prendere il cutter e praticamente fargli una contropunta dall'altra parte. Quindi devo realizzare quello che ho da questa parte anche dall'altra parte.
perché se no non mi va a pescare bene, non si pianta dentro. Ecco, questo è il primo ed è fatto. Faccio lo stesso anche qua. Faccio la mia punta anche di qua. Ok, mi fermo. A questo punto, esattamente, siccome ho detto il funzionamento potrà far sorridere, ma è molto simile a quello di una stilografica, devo bloccare la mia penna così e andare a fare dei tagli di capillarità, quindi proprio schiacciando, ma senza insistere troppo col cutter di qua. Poi lo giro di 90 gradi e faccio un altro taglio qua. E saranno i miei fili di capillarità, esattamente come fosse una condotta di una stilografica. Qua l'ho fatto, lo realizzo anche di qua. Quindi si tratta solo di un piccolo taglio senza premere troppo, che dia un invito all'inchiostro ad arrivare alla punta. Quindi ho due canali di capillarità. A questo punto prendo le due estremità, le metto in pari così e le inserisco nella mia punta. Premo, schiaccio così la mia penna, diciamo, sarà pari. Vado a divaricare leggermente le punte. Posso anche farlo, mi conviene farlo magari anche prima, di divergerle un po'. Vado a rinnestarle, schiaccio così che le punte entrino per bene dentro la parte di paglietta metallica. Ok, ecco, a questo punto la penna è quasi pronta a entrare in azione. Poi chiaramente per divaricare le punte sarebbe meglio mettere uno stuzzicadente o qualcosa e tenerlo in qualche maniera così divaricate per un certo tempo che appunto rimangano un po' più aperte. Ma adesso quel tempo non ce l'ho, anche se si sono abbastanza aperte. E vediamo cosa succede. Vedete, sono praticamente sullo stesso piano. Allora, cosa succede? Come funziona la penna? Ecco, mi metto qua con una pipetta, la vado a caricare. E l'inchiostro mi pescherà da quel serbatoio. Vedete? L'inchiostro comincia a fluirmi. Lo carico. Lo carico bene, mi deve riempire bene la penna. Ecco, a questo punto la penna, il serbatoio è pieno. Magari bagno anche. Siccome è il primo utilizzo, esattamente come una stilografica, ho bisogno che si crei un grip, e quindi bisogna che la penna sia inchiostrata. Ecco, a questo punto lo vedete, spero che si veda. Ecco, si vede. L'inchiostro va giù e non cade giù. Adesso ce n'è troppo, la faccio scendere un attimo. Ecco, a questo punto vedete tutto pieno. Ha una riserva di inchiostro notevole e sicuramente scriverà doppio per tantissimo tempo. Adesso ve lo faccio vedere. Questo oggetto va molto bene per esercitarsi con la punta doppia. Il sistema è quello. Una corsiva gotica. Posso chiaramente anche agire
con una punta singolare, cioè. Sto agendo solo con qua attorno al solito. Come vedete è una riserva di inchiostro eccezionale, ma questo l'avrete già visto col video che ho diciamo, postato qualche tempo fa. Ed è uno strumento veramente eccezionale perché vedete che procede e poi può anche consentirmi una effettuazione del tratto in gestuale, perché comunque mi segue abbastanza, vediamo. Diciamo, ha bisogno come una stilografica di defluire piano. Vedete che è sempre alimentato perché gli arriva praticamente gli stecchini fanno da conduttori, cioè fanno da pennino e da condotta. Il rumore anche caruccio. Comunque vedete che mi segue molto 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 bene, penna non ha nessun problema a seguirmi. Niente, qua la penna è questa qua, scusate, eccola qua. Quindi il tutorial è questo, ci va veramente poco a realizzarla. Avete visto materiali di riciclo, poveri, li abbiamo tutti a casa. E questo è solo il primo dei tre tutorial che vi proporrò con questa tecnica. Il prossimo sarà la realizzazione di una penna serbatoio con gli stuzzicadenti e verrà fuori una cosa molto bella a punta quadra, quindi una punta tronca. Molto bella, sempre con questo stesso sistema, vi farò vedere come. E poi, come per questa, ne facciamo una con un solo stuzzicadente per fare scritture monolineari. Quindi il totale di questi strumenti che adoperano, diciamo, questa variante costruttiva fatta con la paglietta, la penna Bic e gli stuzzicadenti sono tre: singola, doppia punta, punta tronca. Quindi ci rivedremo prossimamente con un altro video, dove appunto ci sarà un tutorial che vi mostrerà come costruirvi anche quelle altre semplici penne, ma molto performanti. È in grado quella, la punta tronca, di dare del filo da torcere a tanti pennini e tra le altre cose con una possibilità di, appunto, di avere una riserva di inchiostro eccezionale. Parliamo veramente, come avete già visto anche qua, di scrivere anche per mezz'ora con una carica, forse anche di più. E con questo vi saluto e vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione. Grazie ancora a tutti.